Siete pronti? Io sono carichissimo perché oggi facciamo una ricetta a base di legumi, però che unisce l'Italia. Sarà una pasta e fagioli e culatello di zimbello, che potete fare la bontà. Allora, iniziamo subito dagli ingredienti più importanti. Il fagiolo. Il fagiolo è un fagiolo cosarucciaro siciliano, ok? Presidio Slow Food. Poi abbiamo carote, sedano, salvia, culatello di zimbello, cipolla. Poi io ho messo un po' di burro parmigiano reggiano, pomodori datterini e pasta mista di Gragnano GP buoni. Iniziamo subito. Quindi questa è la pasta che unisce un po' tutti, perché dalla Sicilia andiamo a Parma. Adesso la prima cosa che facciamo è pulire e pelare le carote, che sarà la base del fondo di questa pasta e fagioli. Al solito le due estremità le tagliamo, poi tagliamo così a fettine, così, e poi a bastoncino, no? Così sarà più facile fare il fondo. Piccolo, 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 che colora solamente questa pasta e fagioli. Che bontà pasta e fagioli, ma quanto è buona! Poi da bastoncino tagliamo così. Così, piano piano, piano piano, piano piano. Senti musichetta, eh? Fa picca, eh? Non sembrerebbe, sembrerebbe chissà chi è, sostegno, è forte, eh? What's America, eh? Invece no, è italiano, sono italiani. Poi, andiamo col zero, perché se la roba è venuta fuori sempre la meglio, ma dove? Allora vai, andiamo, cuore di sedano, non le coste esterne, ci abbiamo il cuore, siamo arrivati al cuore, le coste le usate per fare altre cose. Allora, sempre la stessa cosa, listarelle, ecco qui. Bella, tante verdurine, fanno bene, questa è proprio da cena, eh? A tu per tu, certo a base di fagioli, risetto caviale, aragoste, fagioli, vabbè, è brutto, vabbè, tutti e due li mangio, tutti e due li mangio, non c'è problema, vai. Cipolla, certo, quella cipolla, cipolla, fagioli, mamma mia, questa è come una... è una guerra, faranno, non si fa l'amore ma si fa la guerra, vai, levo la buccia, guardate come faccio, prima incido in questa maniera, zac, 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 zac e zac, poi vado così, ok? Più stratifate, tagliate, più diventa piccola la cipolla, il cubetto. Così. Ma basta? È sufficiente? Sì, è sufficiente, poveracci, dai. Che se stava a fare stacere, basta col giorno, mamma mia. Vai, andiamo avanti. Aspettate. Allora, mettiamo tutto quanto qui dentro alla pentola. Vado, non faccio cascare niente. Poco fatto cascare, dai. Camera umana, non me la più arrabbiata. C'è il sole oggi, quando c'è il sole italiani diventano un'altra cosa, sono più buoni, più allegri, perché noi siamo un paese che ama il sole. Poi un pezzetto di burro, così, provo un pezzetto, un goccetto proprio d'olio, però stavolta l'olio siciliano del mio amico Ligari, poco, così, guardate, così, pochissimo, un non so che, faccio andare piano piano, accendo la mia induzione medio forte di a 7. Qualcuno dirà pasta e fagioli il burro, dai. Allora vi dico una cosa, mai essere integralisti, perché io ho mangiato una delle più buone paste e fagioli in vicino Piacenza, dove fanno la pasta e fagioli, si chiama Pisarei e Fasò, e là ci mettono il burro, ragazzi, ma una bontà, una dolcezza. Allora, questo che cos'è? È un culetto, io lo chiamo così, del culatello di zimbello. Tagliamo a cubettini così. Quindi ho questo culetto che invece di tagliarlo più con la macchina affettatrice, non riesco più a tagliarlo, lo posso tagliare a coltello. E perché no? Questo bel grassetto che ha questo sapore dolce, particolare, squisito, non so chi ha mai assaggiato il culatello di zimbello, quello vero, DOP, è qualcosa di straordinario. Metto qui dentro, come fondo. Ne dai un altro pezzetto, perché io, da buon amante di guanciale, a culatello che è più dolce, qua devo caricare un po' di più, perché ci vuole. Vai, così, taglio, abbondante, ok, perfetto. Ma adesso aumentiamo un pochettino, perché qua si sta mosciando la situazione, eh? Quindi,
il burro col culatello sta perfetto, benissimo. Infatti quando voi andate a mangiare il culatello vicino Parma, che fanno? Vi danno i fiocchetti di burro, fate pane, burro e sto culatello. Mamma mia, ragazzi, l'Italia è meravigliosa, dovunque andiamo è fantastica, è fantastica, e facciamo delle cose straordinarie. Ma volevo assaggiare un pezzettino di culatello, guardate qua, guardate qua. Ah, è trasparente. È una cosa ancora, cioè, abbiamo la roba migliore al mondo. Fate però un po' di questi fagioli, questa proteina buonissima. So, e questo fagiolo si chiama fagiolo Cosa Ruciaro, è un presidio slow food, lo fanno nel territorio della provincia di Scini, quindi patrimonio dell'UNESCO. Questo fagiolo è dolcissimo, guardate, l'ho ammollato in acqua, vedete la grandezza come diventa grande, quasi il doppio, e poi l'ho cotto un'oretta, ci vuole pochissimo a cuocersi, ha un gusto dolcissimo, perché questo fagiolo fiorisce insieme al carrubo, pensate alla Sicilia, questo odore fantastico, e queste api che impollinano vanno dal fiore del carrubo al fiore del fagiolo Cosa Ruciaro, vuol dire cosa ruce, cosa ruci, perdonate gli siciliani miei, vuol dire cosa dolce, è squisito, quindi ho trovato questo abbinamento perfetto col codello di zimbello. Allora, adesso, guardate, dopo un'oretta di cottura, questo qua l'ho cotto un'ora e un quarto in acqua, questo è il risultato, guardate, non si rompono, però è morbidissimo dentro. Il fondo è fatto, guardate che meraviglia, mamma mia, assaggiare così. Io ho cotto solamente con uno spicchio d'aglio, ecco qui, metti i fagioli prima senza liquido, così li facciamo un po' insaporire, aglio, aglio, via, aglio, aglio, e li fate ben insaporire questo fondo. Allora, questo fondo c'ha bisogno però di che cosa? Di un po' di un sentore erbaceo, metto un po' di salvia, aumenta al massimo. Oggi sto facendo l'unità d'Italia, dopo Garibaldi ci sto io. Qui siamo a battipaglia, pomodorini, datterini scottati e messi in acqua, qua, così, guarda che roba. Non stiamo ancora in stagione, quindi usate il pomodoro, quello conservato, ragazzi. Non comprate la roba di serra, vi prossimo, e vi vedo, vi controllo, pure in questo video vi controllo. Il motivo è che sono belli, sono bellissimi. Vado. Ah, così. Se rompono si romperanno sicuramente, però danno un bel colore leggero, non troppo forte. Ho scelto questo pomodorino perché è scottato e messo in acqua naturalmente, senza troppi imbrogli. Adesso aggiungo l'acqua di cottura dei fagioli. Allora, io già so qualcuno che sta a far furbo, compra i fagioli già cotti e mette qua l'acqua e ce l'ha dentro. T'ho visto. Vedi, già l'hai pensato solamente, l'ho visto, l'ho sentito. Ragazzi, l'acqua si può usare dei fagioli che cuociamo noi a casa, quell'altra i fagioli, quell'altra acqua. Io pure ogni tanto uso quei fagioli, quei ceci, però l'acqua no, non mi fa senso a me, mi fa senso. Vai, adesso al massimo facciamo cuocere. Facciamo cuocere per una mezz'oretta, ok? Il profumo, ragazzi. Dopo 10 minuti guardate che faccio, prendo soltanto i fagioli con il fondo, non pomodorini, metto qui dentro e vado a frullare, così faccio un po' di cremetta, che la cremetta non sta mai male, no? Facciamo la scarpetta come si deve. A questo punto che cosa manca? La pasta. Allora, sono passati, ho detto 10 minuti, adesso qui l'acqua sta bollendo, metto un altro po' di liquido perché serve un altro po' di liquido per mettere giù la pasta. Ecco qua, perfetto, sta bollendo. E io sono tradizionale, mi piace la pasta mista, poi se degradiamo ancora meglio, quindi proprio tutta l'Italia c'è qua dentro a sta ricetta. Vai, ecco qui, questa tirerà fuori anche il suo amido, quindi diventerà ancora più cremosa questa pasta. Guardate qua che bella, mista, così. Ah, che spettacolo, ragazzi. Qualcuno di voi dirà, ma il sale non ce l'hai messo? Così, giusto un po' di pepe nero, o per chi vuole un po' di peperoncino.
10 minuti per la cottura della pasta è pronta. Vedo se c'è sta pasta. Siete pronti? Noi sì, noi sì, noi siamo prontissimi. Guardate, la pasta è pronta. Vediamo un po' dove sta. La pasta, eccoci qua. Spengo. Questa mo dovremmo farla riposare un pochetto, perché lo sapete meglio di me, che la minestra, le zuppe riposano un pochettino e ancora sono più buone. Vado con la scodella, non con il piatto fondo, con la scodella, come chiamiamo qui a Roma. Allora, la scodellona proprio, eh? Bella piena, così. Qua, così. Vado, mamma mia. Guarda che spettacolo, ragazzi. Guarda che sono bellissimi pomodorini così, con sto fagiolo, che contrasto di colori pure, eh. Pomodorino ce lo mettiamo qua, pure, così. Aspettate. Aspettate, camera umana. Ci manca un pezzetto, ci manca, camera umana. Qua è così il verde. Poi, bella grattata di parmigiano. Ecco questa. È la nostra bella Italia. Boh, adesso tocca a me. La metto qua. Mario, ecco, devi aspettare che si fredda un pochettino, Non mi frega questa volta, questo così si fredda un pochettino di più. Vi ricordate all'asilo, no? Quando mettono la pasta in tre piattini. È dolce questo. Ci manca il gabbanetto di carta col fiocchetto sopra. Queste sono pastarelle, ragazzi. Una bontà, viva il fagiolo cosa ruciaro, cosa ruciaro. Mario, che buona. Pasta e fagioli, aspetta amore, aspetta. Pasta, fagioli, cosa ruciaro, ripeti cosa ruciaro. Mamma, palco papà, è più buona. Un attimo, aspetta. Lo so, dai, vai. Bello, amore mio. Ti piace? Senti il fagioletto? Ah, meglio. Non l'ha preso. Ma fatele da tanto. È piaciuto a Mario.